Eccoci qui, buon lunedì a tutti. Come promesso, venerdì da questa settimana cominciavamo un po' a capire cosa potrebbe accadere a livello comunale, chi potrebbero essere i nuovi assessori. Come sapete, la sindaca Rosa Melodia giovedì ha ritirato le proprie dimissioni e da giovedì sono iniziate le cosiddette trattative con le forze che sosterranno la coalizione per stabilire e definire i ruoli all'interno della giunta, quindi a chi dovranno andare gli assessorati, chi saranno i nuovi assessori. Ad oggi siamo a lunedì, insomma non sappiamo ancora nulla di ufficiale, però come promesso noi insomma ve l'avevamo detto, da lunedì cominciavamo un po' anche a sentire le voci dei consiglieri comunali e oggi cominciamo con Carlo Scarabaggio, consigliere comunale di Forza Italia, grazie e benvenuto. Grazie Felice, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la tua cortese disponibilità. Allora, Forza Italia è un movimento politico che ad Altamura ha avuto momenti, diciamo, di gloria, come è accaduto a livello nazionale. Con i due mandati di stacca, Forza Italia insomma, era il partito più grosso, il più consistente nella nostra città. Poi c'è stato, come è accaduto a livello nazionale, diciamo, un po' un ridisegnamento delle forze di centrodestra, chi è entrato nella Lega, chi magari si è spostato un po' verso la Meloni, ma voi ci siete ancora, un po' come dice chi conosce le regole del fuoco, la cenere sotto il carbone, sotto la legna non si spegne mai e il fuoco riparte sempre quando vuoi. Voi siete un po' così, diciamo, per il centrodestra. Beh, Felice, sicuramente gli anni passati per Forza Italia sono stati molto, molto belli per chi li ha vissuti, perché siamo partiti anche a livello locale, abbiamo vinto campagne elettorali con il 70%, il 68%, quindi è vero che Altamura dava, la politica dava, ma anche i concittadini ci credevano. Poi, come hai detto anche tu poc'anzi, da quando poi c'è stata una piccola debacle a livello nazionale, da quando Berlusconi ha iniziato a perdere un po' di tasselli, dalla crisi di Angelino Alfano contro Raffaele Fetto, e quindi là già abbiamo avuto la prima rottura, che andarono con NCD, si creò NCD, quindi un partito di centrodestra, che poi anche lì andarono a finire poi con a dare la maggioranza a Renzi, quindi andarono nel centro-sinistra. Poi Raffaele Fetto creò un suo partito e quindi si spostarono altri deputati, altri senatori da Forza Italia con Raffaele Fetto. Quindi sia con Raffaele Fetto e sia con Angelino Alfano abbiamo perso un po' di pezzi molto importanti. Al che quando perdiamo dei pezzi importanti perdiamo anche le percentuali poi anche di credibilità e di voti per colpa di altri. Sicuramente la colpa non può essere solo ed esclusivamente di Berlusconi, perché la colpa è di tutti quanti noi, perché quando poi ci si sta al governo si viene sempre affiancati forse da persone sbagliate. Io ricordo che quando sono entrato in Forza Italia c'era Guido Viceconte, quindi saranno passati 16 anni, sono sempre rimasto lì a Forza Italia, ho visto tante persone passare, da Guido Viceconte, Amoruso, Fitto, Vitali, oggi c'è Datti, se non sapremo domani chi ci sarà, ma io sono sempre rimasto là in Forza Italia, in fede a un partito, in fede a degli ideali, che a quanto pare oggi questi ideali per alcuni non esistono più, ideali politici. L'abbiamo visto anche in questa maggioranza. Che sì, adesso ci spostiamo, completa questo pensiero, poi poi entriamo un po' nella nostra vita di politica locale. Quindi, di conseguenza, quando sei in un partito e vivi tutti i momenti, l'esperienza poi ti aiuta a capire quello che accade o poi quello che accadrà in un futuro molto vicino. Quindi di conseguenza oggi ci ritroviamo in un partito dove sicuramente stiamo all'8%, con un presidente che, ahimè, ha pure 85 anni, quindi non ha più quella... Beh, non è più il Berlusconi, attrattivo di 20 anni o 30 anni fa, certo, certo. E quindi sicuramente bisogna dare una linfa giovanile a questo partito per ricrearlo,
Noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre, per Forza Italia. Va bene, allora Scarabaggio, entriamo un po' nella politica locale. La nostra sindaca il 6 di settembre diede le dimissioni, aveva tempo fino a ieri, domenica 26 settembre, per decidere cosa fare, ma lei giovedì disse, nonostante il suo discorso che tutti conosciamo, insomma, che l'abbiamo mandato anche in diretta, no? È un discorso che ha suscitato non poche polemiche, e c'è stata una spaccatura sia interna, proprio per quelle parole, ma anche, diciamo, questo ha portato proprio a un rimpasto del governo con l'inserimento di altre forze politiche, anche se non abbiamo l'ufficialità. Però, come si dice ad Altamura, ci sono partiti che appartengono virtualmente al centrodestra, ma appena superano il passaggio a livello di Via Bari sono di centrosinistra, no? È un detto popolare questo. Ti è mai arrivata all'orecchio questa voce? Qualcuno, Felice, diceva, da Altamura a Pescarello stiamo insieme. Ah. Da Pescarello in poi, ognuno per la sua strada. Vabbè, tu sei andato più lontano, io ho detto il passaggio a livello di Via Bari. E io disse a qualcuno poco tempo fa, dissi, vedi che non siamo neanche arrivati a Pescarello, cioè non siamo arrivati neanche in Consiglio Comunale per dividerci. Perché per qualcuno, 2 giorni prima della crisi, che già se ne parlava, dovevamo stare insieme, dovevamo preparare già una campagna elettorale, dovevamo già iniziare a progettare e impostare il futuro di questa città nei termini proprio progettuali, nei termini di capire come urbanisticamente dovevamo gestire la città, come dovevamo gestire i servizi sociali, ma la gestione amministrativa, non politica, perché a noi piace amministrare la città, perché vedendo questa amministrazione che sta al governo e non gestisce, non amministra, è come se stessero a casa, in smart working, ma invece di lavorare fanno altro. Perché come ho lamentato anche in Consiglio Comunale a questi consiglieri di maggioranza, che loro dovrebbero controllare, a me dovrebbero controllare quello che fanno anche le ditte appaltatrici, quelli che fanno i dirigenti, quello che dovrebbero fare i dipendenti, i funzionari, mentre loro sono ciechi, sordi e completamente muti. Beh, a volte le cose non le si fa perché o perché si è, diciamo, fiduciosi di chi le dovrebbe fare, o non si controlla perché non si è nelle capacità, nelle condizioni di poter realmente controllare l'operato, e questo è ancora peggio. È proprio per questo che io mi lamento. Cioè, tu vuoi sostenere questo secondo pensiero? Perché è chiaro, perché là non è una questione di una capacità amministrativa. Allora, io sono stato in maggioranza con Giacinto Forte e oggi sono in opposizione con Rosamino Via. Posso dire una cosa, che il sindaco ogni mattina alle 7 si faceva il giro delle chiamate di tutti i consigli comunali. Caro, per piacere, mi dai una mano, vuoi andare a vedere cosa stanno facendo l'asfalto giù via Gravina? Oppure Antonio Petrara, puoi andare a vedere cosa stanno facendo al verde pubblico? Quindi ognuno di noi ogni mattina era riceveva un incarico a controllare. Io mi alzavo per andare a lavorare, perché chiaramente è una mia attività imprenditoriale, e staccavo quell'ora per controllare quello che facevano gli addetti ai lavori. Io riferivo soltanto al sindaco o riferivo al dirigente di quello che vedevo. Non sono mai entrato nel merito. Quindi di conseguenza solo vedere la presenza di un consigliere comunale a vedere i lavori, qualcuno pensava e diceva, cavolo, quindi ci stanno sopra, ci controllano, quindi dobbiamo fare per forza bene, perché mi ha insegnato sempre mio padre e mia madre che l'occhio del padrone ingrossa il cavallo. Ingrossa il cavallo, sì. E quindi siccome noi gestiamo la cosa pubblica, e la cosa pubblica io pago le tasse e permetti che non vengono da fuori per derubarci dei soldi. Vabbè, questa è purtroppo è la globalizzazione, va, diciamo. Bene, così. Anche però, noi ad Altamura raccogliamo tanto da fuori. Però noi lavoriamo, voi lavorate, però quello che è scritto sul capitolato dovete fare. E non viene fatto in maggior parte dei casi. Allora, tu hai toccato un argomento, Giacinto Forte, adesso mi è venuto in mente un tuo intervento in Consiglio Comunale sulla vicenda dell'asilo nido comunale. Ah. Ecco, magari se ce lo vuoi, certo, riproporre questo passaggio, perché è un passaggio temporale che comunque ha dei contenuti veri, quindi non è che... Te lo spiego subito, Felice. Allora, stavo in Consiglio Comunale e Iurino
sai, come al solito, come di suo solito, prende la parola e inizia a raccontare tutte le opere pubbliche di questa amministrazione. L'asilo Via Gravina, la palestra vicino all'Ofanto, via Manzoni, la Padre Pio, interventi di strade. Anche io, siccome stavo ascoltando, e poi mi annoiai subito perché dissi sei un bugiardo, lui mi riprese perché io ho sbagliato il bugiardo, ma dovevo dirgli che forse non ero un bugiardo, ma se dovresti raccontare perlomeno la verità ai cittadini. Perché io gli ho ricordato al caro Iurino che l'asilo di Via Gravina è stato realizzato e progettato da Mario Stacca. Quindi, ma il primo mandato fu progettato da Mario Stacca, quindi messi i soldi a bilancio, progettato. Nel secondo mandato fu fatta la costruzione con tutti gli impianti, quindi fu portato finito. Con l'ascesa di Giacinto Forte fu fatto il completamento, quindi fu ammobiliato, fu completato con le sedie, le panche, i giochi per i bambini, anche è arrivato soltanto ad oggi Rosa Melodia a tagliare il nastro. Io dissi, come ti permette a dire che sono opere tue? Io voglio capire da questa amministrazione, di tutte queste opere che lui aveva elencato, quante erano di questa amministrazione? Firmata con i progetti spese di bilancio e taglio di Cioè, inaugurazione. complete, tu dici, Complete. dall'inizio alla fine. Quante? Zero, Felice, zero. Allora, un buon consigliere comunale dovrebbe dire: è vero, noi siamo stati conseguenziali a portare a termine quello che voi avete fatto, perché c'è il contributo di Giacinto Forte, c'è il contributo di Mario Stacca. Quindi ci sono i contributi delle vecchie amministrazioni. Voi non volete nominare i nomi dei sindaci, nominate le vecchie amministrazioni, dite che comunque è lasciato una bella cosa per la città. Beh, però dobbiamo riconoscere in questi passaggi che, grazie al lavoro di Italia in Comune, per esempio, si è potuto ottenere, credo, dei fondi in più, proprio perché il Comune di Altamura aveva un asilo nido disponibile sul mercato, cosa che prima non c'era in termini di disponibilità, cioè c'era la struttura, ma non era ancora fruibile. E proprio su questa vicenda ricordo che Italia in Comune Fece una si battaglia. impegnò anche portando l'esempio di Altamura con Carpi, dove due città uguali, non capoluogo, hanno diciamo, un sostegno diverso da parte dello Stato centrale e il nostro era inferiore proprio per la mancanza di servizi. Quindi la messa in fruizione di un asilo nido ha portato lo Stato centrale a dare 1 milione in più di euro, quindi diciamo, forse sarebbe anche un merito, diciamo, di chi si è impegnato per far arrivare i soldi e finanziare chi ci deve stare dentro. Certo, un conto è dare merito, chiaramente, ed è, il merito va dato, onere e onori, però non puoi dire che non puoi prenderti tutta la responsabilità di quello che è stato fatto da altre Ma lo amministrazioni. fanno tutti, dai, in politica accade Ho spesso capito, però siccome che. dall'altra parte non hai le persone che sono sorde, cieche e mute, noi parliamo e noi le storie le sappiamo. Certo, senti, allora cerchiamo un po' di entrare nella vicenda della crisi. Noi, insomma, stavamo un po' entrando nella discussione, ci sono forze politiche che erano vicine al centrodestra, erano nelle liste di opposizione, adesso probabilmente una o due unità passeranno a mantenere, a sostenere il governo di Rosa Melodia. L'abbiamo detto, insomma, ci sono forze politiche che qui ad Altamura bussano e prendono voti dall'elettorato di centrodestra, però appena superano il passaggio al livello di Via Bari sono di centrosinistra, insomma, quindi hanno amicizie politiche, fra virgolette, stiamo parlando politicamente, nessuna offesa personale, stiamo Nessuna parlando offesa. di appartenenza a gruppi politici, a gruppi elettorali, eccetera. Ecco, poi invece vanno in un'altra direzione, motivo per il quale probabilmente sono stati presi e tirati all'interno di questa maggioranza che Rosa, insomma, altrimenti non avrebbe avuto, perché adesso non sappiamo i tre consiglieri del PD che sono stati un po' redarguiti come si comporteranno, ma insomma, da come hanno votato il bilancio abbiamo capito che la crisi sembra rientrata. Ma è vero, si vocifera che arriverà un assessore da Bari a gestire tutta la viabilità, i lavori
stradali, di Altamura, perché insomma, voi sapete, Altamura adesso arriveranno 40 milioni di euro per fare molte opere pubbliche, molti lavori, e quindi si vocifera che arriverà addirittura un capo controllore di tutta la situazione da Bari. Allora Felice, speriamo per tutti noi che non accada una cosa del genere, perché vorrà dire che loro stessi non ci credono alle potenzialità dei nostri concittadini, perché ci sono persone che possono fare determinati lavori ad Altamura. Quindi al di là della fazione politica che uno possa essere, centrodestra o centrosinistra, ma per i 40 milioni dei Penqua devi essere pronto a fare i progetti, perché se non abbiamo i progetti non arriveranno mai i 40 milioni. Quindi di conseguenza a me che viene una persona che sta nel centro-sinistra, ipotizziamo che la maggioranza era di centrodestra, e io per prendere questi progetti, per vincere e per presentarli, ho bisogno di una persona X che fa parte del centro-sinistra, perché vedendo il suo curriculum dico che lui è l'ingegnere di torno che è capace di fare questo lavoro, io non vedo i colori politici, dico che entri in giunta e dacci una mano, perché ognuno di noi ha delle sue capacità. Quindi di conseguenza questa amministrazione è partita con un piede sbagliato, perché Felice, hanno pensato subito alla gestione dei 40 milioni dei Penqua, ma non hanno pensato ai progetti per arrivare ai 40 milioni. Perché se tu arrivi tra un anno e mezzo senza progetti, tu i 40 milioni li perdi completamente. E quindi cosa abbiamo fatto? Fatto niente. Per quanto riguarda i due che sono passati, stanno passando in queste ore, anche perché si vocifera Tommaso Lo Rosso assessore, secondo te, faccio io la domanda a te, Felice. No, non ti posso rispondere. No, faccio una domanda a te. È sbagliato che i due entrano in maggioranza o è sbagliato che Rosa Melodia li ha chiamati? No, guarda, non ti posso rispondere perché... Ti rispondo io. Fa come dice Marzullo, si faccia una domanda, si dia una risposta. Quindi io faccio la domanda, io mi rispondo. Perché, allora, il dramma non è che i due passano nella maggioranza, perché i due, domani mattina che sono passati, sì, saranno criticati, ma nessuno se li pensa, i due dell'opposizione, perché come vuoi o non vuoi, sono due consiglieri che sono stati eletti all'opposizione, si hanno preso 500 voti, 600 voti, hanno fatto un percorso, sono stati anche in consiglio comunale, alcune volte Rosa Melodia, il sindaco, li ha attaccati personalmente sulla loro dignità. Erano nemici politici. Molto nemici, parlando. Molto nemici. Adesso non lo sono più. Oggi sono amici, sorelle e fratelli. Quindi entrando in questa maggioranza, io dico al sindaco Rosa Melodia, ma cosa gli è successo? Perché noi quando siamo entrati in consiglio comunale quel giorno del 6 settembre, io ero incredulo a quello che raccontava, a quello che stava dicendo il sindaco, perché dissi, ma ci sta spiazzando completamente, perché noi eravamo arrivati in consiglio, sai, dopo due mesi che non si facevano consigli, quindi con una crisi, quindi eravamo... Beh, giunta azzerata, poi avevamo una discussione azzerata, politica. Ma accendo una discussione molto politica. Quando vediamo le sue dimissioni nominando il nonno, gli zii, i nipoti, la mamma, cioè una serie di familiari. Di conseguenza, quando lei disse così, io conoscendo, ci credevo alle sue dimissioni, perché l'ho conosciuta. E lei che stava ai banchi dell'opposizione, che sbraitava in una maniera non indifferente, in quel momento capivo che stesse dicendo la realtà, stesse dicendo la verità. Quando non ci avevate creduto, eh? Sì, ci avevamo creduto. In effetti, Antonello La Terza, in separata sede, si mise un po' in confidenza e disse: Antonello, mi dispiace personalmente di quello che ti è accaduto, perché lei poi ha parlato anche di ricatti politici. Quindi ha fatto nomi di consiglieri comunali del PD, di Italia in Comune. Quindi non era, si creò una tensione all'interno di quel consiglio comunale non bella. Poi noi non avevamo neanche più modo di aprire una discussione, perché votarono
La sospensione, e quindi quando rientriamo in aula non c'è non c'è il numero legale. Poi sappiamo come sono andati i giorni successivi. Ok, mi rendo conto che i tre consiglieri del PD, secondo me, sono stati rottamati e poi anche riciclati. Come d'altronde fa solitamente il PD anche a livello nazionale, come quando Renzi disse all'ex presidente del Consiglio Letta: non ti preoccupare, io sarò il segretario nazionale, tu sei sempre il presidente del Consiglio. Non è dopo vero. Una settimana, 10 giorni, presidente del Consiglio tolto, lui, Renzi, presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio. Quindi loro sono abituati a fare questi tipi di manovre, però mi dispiace dei giovani che hanno prestato il fianco a questi giochi politici, che è un conto fatti a Roma e un conto fatti a livello territoriale, a livello cittadino, perché la gente guarda, osserva e ascolta. Senti, ma secondo te adesso, diciamo, forse in questi giorni, oggi, domani, insomma, si conosceranno i nomi degli assessori? E questo è un governo comunque destinato, per quello che riusciamo a percepire, a raggiungere i suoi 5 anni di mandato. Quindi altri 18 mesi. Sono altri 18 mesi per capire, insomma, come andrà. Però chi conosce la politica, chi conosce gli elettori altamurani, vi rimprovera sempre il fatto di aver preso un po' alla leggera, a voi del centrodestra, l'ultima campagna elettorale, perché con le vostre scaramucce interne avete preso una città che dà oltre il 60% di consenso al centrodestra e regalata invece a chi ha da un poco più del 20-25% di voti. Non tutte le campagne elettorali si possono vincere. Quindi è chiaro che abbiamo provato in tutti i modi di unirci, però ricordo molto bene che tutte le riunioni, anche perché io, essendo anche vice coordinatore provinciale di Forza Italia, parecchie riunioni l'ho condotte io e il sottosegretario attuale Francesco Paolo Sesto, che è il coordinatore provinciale. In alcune sedi di riunioni proprio non trovavamo l'accordo su come comporre la coalizione, perché alcuni misero sul tavolo delle proposte per il cambiamento di queste città e alcuni volevano altri tipi di progetti. Quindi proprio sui progetti della città, sulla visione, sulla visione da qua a 5 anni, da qui c'era una grande divergenza. C'era una grande divergenza, perché noi comunque, se andiamo tutti quanti insieme, prendiamo il 75%. Quindi c'è. Ma bisogna trovare adesso un candidato che unisca tutte le forze del centrodestra per poter andare a vincere. Nel 75 avete considerato anche quelli che superano il passaggio a livello di Porta a Mare e poi adesso non più si affidano. Adesso non più, perché adesso ad altri leader. Come ho detto anche in consiglio comunale al candidato sindaco, che era sempre di centrodestra, si qualificava come centrodestra, dissi in consiglio comunale: almeno ora è chiaro il quadro politico, che la coalizione di centrodestra che lui rappresentava non era del tutto centrodestra, perché si è visto che a livello regionale sono stati chiamati per andare a supporto di un'amministrazione di centrosinistra. Quindi ad oggi sicuramente abbiamo messo c'è un quadro politico ben preciso, quindi sicuramente i due non verranno più nel centrodestra, ma perché si andranno a collocare nel centrosinistra. Ok, quindi diciamo si sono macchiati. Ma poi sai quando si fa la campagna elettorale, Felice, noi parliamo di dignità. Allora, io che sono stato in Forza Italia da sempre, non mi sono mai spostato. Quando mi candidai con Giacinto Forte, mi candidai indipendente, perché io ero di Forza Italia. Quindi mi candidai indipendente con Giacinto, come appena diventai consiglio comunale, formammo il gruppo di Forza Italia in consiglio comunale. Penso che questo lo ricordi bene. Al che io dico: come faccio io, Forza Italia, a parlare nuovamente con Tommaso Lorosso, che è stato nominato, sarà nominato assessore, dove lui è stato 15 anni con noi, Felice, con noi, ha ricoperto ruoli di presidenza, di assessore, ha fatto 15 anni consigliere comunale, PDL, Forza Italia. Quindi oggi ci ritroviamo con delle persone che hanno sicuramente, la vita può cambiare tutti,
quando c'è un cambiamento ci sono anche delle scelte da fare. Naturalmente, cui non parla. Non è che puoi cambiare e dopo ritorno a casa, no. Va bene, Scarabaggio, noi il tempo a disposizione l'abbiamo utilizzato tutto, insomma. Quasi tutto? Abbiamo proprio... Tutto. Guarda, se proprio hai un minuto, due minuti per una chiosa finale, perché veramente siamo andati... No, io volevo soltanto parlare, per quanto prima abbiamo fatto un piccolo aneddoto, su chi dovrebbe controllare i lavori. Ora c'è una ditta che si chiama Tecnoservice che gestisce la Tari. Che gestisce il servizio di raccolta. Ok, sulla Tari io dico, dal momento in cui siamo arrivati al 75%, perché questa amministrazione non fa degli sconti sulle bollette di carico cittadini? Mi chiedo questo perché noi siamo entrati in Consiglio Comunale con degli emendamenti sia sulla Tari per le imprese, che sulla Tari per i concittadini, uno di 1,2 milioni e l'altro di 1,3 milioni. Cosa ha fatto questa amministrazione? Ha votato no su questi emendamenti. Quindi volevo soltanto avvisare i nostri concittadini che per i prossimi 2 anni la Tari rimarrà sempre la stessa. Certo, pur essendo un comune virtuoso, paghiamo. Nonostante tutto, paghiamo, nessuno controlla, perché via Giovinazzi, via 30 Capelli, ci sono i marciapiedi pieni di erbacce. Qua dovrebbe pulirla la Tecnoservice, ma non ho visto neanche un verbale contro la Tecnoservice da questa amministrazione. Allora, io dico e invito ai consiglieri di maggioranza di prestare più attenzione quando vedono o leggono alcune cose, perché in Consiglio Comunale non si può dire che non ho visto, non ho sentito, perché altrimenti cosa stai facendo là al Consiglio Comunale? Tu rappresenti, sei stato eletto, sei stato eletto, devi rappresentare i cittadini. Certo. No, su questo è un concetto che condivido in pieno. E quindi... Va bene Carlo, io ti ringrazio, abbiamo toccato tanti argomenti, sono argomenti interessanti, anche questo della Tari, del servizio di raccolta dei rifiuti e di quello che si potrebbe fare anche per migliorare questa nostra città. Intanto noi siamo in attesa di capire cosa accadrà in questi giorni, vedremo un po' chi saranno i consiglieri che sosterranno, diventeranno assessori, quindi cercheremo di capire e di raccontare a voi amici che ci seguite da casa quanto accade qui a Palazzo di Città. Grazie al consigliere comunale Carlo Scarabaggio, Forza Italia, per essere stato qui con noi, grazie a voi per averci seguito, è tutto anche per oggi, noi vi diamo appuntamento come sempre tutti i giorni alla solita ora, domani vi vedrete con Arturo Castoro.